Ancora l'eco della splendida serata di ieri qui in diretta su RTL 102.5, il Suite 102.5 Prime Time Live. E allora se ne è occupato dal punto di vista della regia Luigi Antonini, che ringraziamo peraltro per essersi svegliato a questa presta ora. Buongiorno Luigi. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Voi. Io buongiorno, amo svegliarmi presto per collegarmi con voi. Molto bene, l'hai già fatto nel recente passato per il Power Hits Estate 2020 in diretta dall'Arena di Verona. Sei passato da una regia, diciamo così, come dire, larga, dove riprendevi in un'arena di Verona, diciamo, romantica e vuota per ovvi motivi, e ad una regia di raccoglimento dove il tema dell'intimità, diciamo così, l'ha fatto da padrona. È così? Sì, questo dimostra la mia versatilità, chiaramente, no, a parte gli scherzi. Certo. Serata bellissima ieri sera, soprattutto perché, come sempre, RTL, e lo ha detto Biagio, ma ci tengo a sottolinearlo, in qualche modo sta facendo ripartire la musica in tanti modi, da grandi eventi come quello dell'Arena di Verona a dei live piccoli, intimi, come quello ieri sera di Biagio, e ce ne saranno anche altri, che comunque rappresentano in qualche modo la voglia per tutti, spettatori e artisti, di suonare, di fare musica, seppur con un pubblico virtuale, seppur in una situazione diversa da quella che potevamo aspettarci. Però è stata una serata dal punto di vista musicale interessantissima, perché un concerto come quello che ieri ci ha regalato Biagio in versione acustica, con i suoi successi riarrangiati in quel modo, musicalmente ha un grande valore, quindi felicissimo di farne parte e soprattutto di aver fornito agli spettatori uno spettacolo del genere. Senti, dicevi in qualche modo di questa versatilità facendo una specie di battuta, io invece credo che sia una tua cifra proprio, no? Quella della versatilità, Luigi, e questa differenza così importante tra lavorare in una cosa immensa come l'Arena e in uno studio radiotelevisivo. Per esempio, che cosa come ti fa sentire per esempio la versione di ieri sera, no? A me è piaciuta molto, ma perché amo questo tipo di riarrangiamento musicale. Dal punto di vista televisivo, diciamo che fa parte del lavoro del regista quello di raccontare e di trasferire per immagini quello che sta succedendo in un evento. Quindi è chiaro che l'approccio non può, non deve, ma per ovvi motivi non potrebbe essere lo stesso, e spero di aver restituito quella magia, quella vibrazione, quel calore che chi era in studio, quei pochissimi tecnici che erano in studio, hanno avvertito. Quindi diciamo che nel mio lavoro, proprio quello di raccontare per immagini, c'è quello di cercare anche di raccontare un'emozione, di portare allo spettatore il punto di vista che non sia filtrato il più possibile, che sia genuino rispetto all'emozione che c'è sul palco. Tra l'altro la regia di X Factor, la regia di Power Hits Estate 2020, la regia di Prime Time Live in prima serata su RTL 102.5, il comune denominatore è la musica. In un momento in cui, dicevamo in apertura, la musica dal vivo è praticamente difficile da poter mettere ovviamente in piedi, lo studio radiotelevisivo diventa, diciamo così, uno studio virtuale, mica tanto, perché poi ieri gli ascoltatori hanno partecipato anche attraverso la loro faccia via Zoom. Da questo punto di vista è originale, perché non c'era mai stata un'interazione video con il pubblico radiofonico e televisivo, no? Questa è una delle grandissime novità alle quali purtroppo in questo momento dobbiamo abituarci, ma il fatto di avere un'interazione in diretta con l'artista, sia durante la performance, sia appena finito il concerto, c'è stato un momento di meet and greet, quello che si chiama il meet and greet, che nei concerti era semplicemente un conoscersi fisicamente. Ieri sera Biagio si è prestato ad una enorme chat di Zoom con tutti i suoi fan, e anche quello è un modo che in qualche modo sta facendo ripartire quello che è sempre stato, e quindi la possibilità di interagire con i cantanti. La novità che RTL in questo format ha introdotto è quello di farlo anche durante il concerto, e questo è interessante perché magari all'inizio di un brano, invece che spiegarlo solo Biagio, la spiegazione del brano o qualche aneddoto derivava da una domanda degli ascoltatori. Certo. Allora, tanto ci rivediamo, perché sei con noi anche prossimamente, quindi anzi, se vuoi annunciare, dillo pure tu. Lunedì ti avremo. J-Ax sempre in diretta, quindi altra esperienza, altro modo di affrontare il palco, la musica, le persone, quindi ti aspettiamo. Grazie a Luigi Antonini, grazie anche per la sveglia, e a grazie presto. A voi. Ciao.